Perché poi crescita, quella sostenibile, quella che crea occupazione, viene non solo dalla competitività delle imprese, dalle infrastrutture, che sono cose più di diretta nostra responsabilità, ma viene dal funzionamento del Paese, dalla sua coesione sociale, dal suo welfare, dalla sua sanità, dal suo dinamismo e quindi, per esempio, dal lavoro sulle liberalizzazioni che oggi è stato un po' al centro del nostro lavoro. Faccio riferimento solo ad alcune perché poi Paola Severino, Antonio Catricalà, Balduzzi hanno una serie di esempi molto concreti di loro responsabilità anche nel campo della liberalizzazione. Liberalizzazione per aprire nuovi settori di attività, per rendere concorrenziali quelli che già ci sono e per favorire concretamente il consumatore. Faccio alcuni esempi di alcuni delle aree di intervento, sono molte decine gli interventi di cui oggi abbiamo parlato, ma per parlare di alcuni capitoli, mondo del gas. Il gas è forse l'elemento più rilevante nella nostra politica energetica e nei nostri costi energetici. Un settore dove ci sono operatori importanti, dove abbiamo pensato di accelerare il collegamento tra prezzi di mercato e prezzi del consumatore italiano, naturalmente con la giusta gradualità, settore dove probabilmente attraverso una separazione ben pensata e ben realizzata tra le infrastrutture e gli operatori del settore si possono creare magari anche nuovi investimenti, nuove occasioni di riduzione dei costi per il Paese. Non sto a entrare in altri dettagli, ma poi il mercato del gas vuol dire tutto il sistema degli stoccaggi, vuol dire tante cose tecniche, però è un settore dove il governo ha deciso di mettere una forte accelerazione al livello di concorrenza. Visto che parliamo di gas, andiamo avanti su cose energetiche, il mondo dei carburanti, la distribuzione dei carburanti, un elemento importante anche questo per determinare il costo per i cittadini e qui di nuovo una serie di iniziative, pensiamo ben equilibrate e ben pensate, per favorire concorrenza, per aprire e rafforzare tutti i distributori indipendenti, nello stesso tempo favorire la nascita di distributori self-service, di rafforzare gli operatori di questo settore in modo tale che avendo anche altri proventi, altre aree di attività, si possa creare meno pressione sul costo che poi arriva sul costo del carburante. Grande mondo dei servizi pubblici locali, una delle aree di maggiore onere per lo Stato, ma di maggiore importanza per la qualità dei servizi ai cittadini e anche di funzionamento delle amministrazioni locali. Qua sono state introdotte una serie di iniziative per favorire l'aggregazione. Voi sapete che per esempio nel mondo dei trasporti pubblici locali ci sono più di 1000 piccole aziende in Italia che naturalmente proprio perché piccole non possono avere quel livello di efficienza e di efficacia che dovremmo avere e quindi una serie di incentivi, spinte, meccanismi che portano verso l'accorpamento, la definizione e la creazione di aziende più competitive con bacini di utenza più rilevanti in modo tale da poter spingere sempre di più verso pratiche aperte alla concorrenza per l'affidamento, la riduzione degli affidamenti invece in house, cioè all'interno di strutture pubbliche, quindi liberalizzazione e privatizzazione dovunque questo possibile. Tante piccole cose, ma tutte nella direzione di creare anche in Italia un certo numero di operatori in grado di stare sul serio sul mercato, di poter affrontare nei settori dei servizi pubblici locali la concorrenza e di creare migliore servizio ai cittadini. Parlando di trasporti pubblici locali viene da parlare dell'autorità dei trasporti che prende forma, prende compiti anche dagli interventi di oggi, tanto per fare alcuni esempi avrà il compito di definire le regole per le nuove concessioni di ogni tipo, in particolare autostradale, avrà il compito di capire fino in fondo come rendere efficace la separazione all'interno del mondo ferroviario tra i fornitori di servizio e le infrastrutture. L'Italia ha già un livello elevato di separazione, sarà l'autorità a definire se dovremo andare oltre e in che modo.
altre iniziative sul mercato elettrico, ci sono delle iniziative su altri settori del commercio qualificato, come il mondo delle farmacie, dove si è aumentato in maniera rilevante il numero degli operatori in questo settore. Magari poi Antonio, che ha seguito tutta una serie di queste misure, ci darà dei dettagli in più. Secondo comparto, ne parlava di interventi che riguardano più direttamente i nostri ministeri, il mondo delle infrastrutture. Vi ricordate che già nel Salva Italia avevamo introdotto parecchie iniziative per attirare capitale privato, per semplificare le procedure, per accelerare i processi di autorizzazione e i processi di realizzazione delle infrastrutture in Italia, lunghissimi, troppo lunghi e fonte anche di sprechi e di servizi. Anche questa volta l'abbiamo fatto con una ventina di interventi che danno nuove forme di finanziamento, che rendono più veloci le procedure, che rendono più trasparenti i meccanismi, che rendono possibile a chi opera nelle costruzioni, ma anche agli enti che danno questi incarichi, di seguire al meglio i lavori, di finanziarli e di farlo in maniera il più velocemente possibile. Attaccato alle infrastrutture, alcune iniziative a favore dell'edilizia, dei lavori, un settore molto importante nel nostro Paese per il numero di occupati, molto in difficoltà in questo momento, e anche qui una serie di iniziative e di misure sia fiscali sia di funzionamento per cercare di mettere in moto più cantieri possibili. Parlando di cantieri, ne accennava Mario Monti prima, stamattina un produttivissimo CIPE, benissimo organizzato da Barca, 5 miliardi di risorse destinate a lavori a vario stadio di completamento, che si aggiungono ai 15 miliardi del CIPE precedenti. Quindi cominciamo a parlare di operazioni attivate nelle ultime settimane per quasi 20 miliardi, più dell'1% del PIL. Ovviamente questo è stato possibile perché abbiamo trovato molte procedure molto avanzate. Naturalmente si è dovuto intervenire in molti casi per evitare che si perdessero finanziamenti, che si sbloccassero procedure che si erano bloccate. Però insomma, anche da questo punto di vista, infrastrutture, sia per quanto riguarda norme, sia per quanto riguarda progetti aperti o accelerati, cantieri messi in moto, oggi è stata una bella giornata. L'ultimo riferimento che ha accennato il Presidente è quello del Beauty Contest. Ho informato il Consiglio dei Ministri che dopo aver ben valutato la situazione, insieme anche all'autorità delle comunicazioni, insieme anche a organismi europei che avevano seguito questa vicenda, abbiamo deciso di sospendere per 90 giorni la procedura di assegnazione delle frequenze che voi ben conoscete, per avere il tempo di definire al meglio la destinazione di queste frequenze. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché le condizioni di mercato e tecnologiche che avevano dato vita al processo di Beauty Contest sono nel corso degli anni fortemente cambiate, perché stiamo chiedendo in questo momento ai cittadini italiani grandi sacrifici in molte aree, e quindi, essendo le frequenze una risorsa scarsa e potenzialmente preziosa, non necessariamente da destinare a fini tradizionali ma anche a fini nuovi di ammodernamento del Paese, ci siamo presi il tempo per trovare ed identificare destinazioni più coerenti con il piano di crescita, equità, rigore che questo governo sotto la guida di Mario Monti sta realizzando.